L'onorevole Nello Musumeci ieri pomeriggio si è recato al Palazzo Comunale di Adrano per incontrare i dipendenti precari del comune che dal 3 maggio occupano l'aula consiliare per il mancato pagamento di 5 mensilità. Musumeci ha ribadito la sua solidarietà ai lavoratori ai quali ha comunicato personalmente quanto riferitogli nei giorni scorsi dall'assessore regionale Luisa Lantieri, e cioè che presto dovrebbero arrivare al Comune di Adrano i fondi a saldo dell'acconto avuto nel 2015. Circa 1 milione di euro. Musumeci si è poi detto disponibile ad affrontare la problematica precariato raccogliendo le proposte dei lavoratori. Accennato a responsabilità antiche per quanto riguarda il mondo del precariato, però ha detto senza di voi i comuni rischiano di chiudere. Non c'è dubbio. Sono migliaia di persone in Sicilia, i cosiddetti precari, cioè i lavoratori a tempo determinato, che hanno acquisito ormai una esperienza tale e una professionalità così alta da assicurare servizi e funzioni anche importanti. Io conosco comuni nella mia provincia che non potrebbero aprire il portone la mattina se non ci fosse il personale precario. E allora, di fronte a questa abilità professionale, di fronte ad una realtà che si è consolidata ormai negli decenni e non più soltanto negli anni, mi chiedo perché le classi dirigenti passate, di centrosinistra e di centrodestra, governi rivoluzionari e governi conservatori, non hanno avuto il coraggio o la volontà di porre la parola fine. Io alla provincia, ricordo prima di andare via, alla provincia di Catania, ho stabilizzato 110 lavoratori precari. L'ho fatto per senso di responsabilità, l'ho fatto perché il diritto al pane e il diritto al futuro non si può e non si deve negare a nessuno. Lei è stato molto chiaro e schietto con i lavoratori, ha detto io sono a Palermo da 3 anni, offro il mio ruolo al di là delle barriere politiche. Ed è stato concreto nelle proposte, ha detto anzi avanzate le vostre proposte perché sono pronto a portarle in commissione anche se sono all'opposizione. Ma credo che il deputato debba essere la cerniera fra il palazzo e la piazza. Se da parte dei lavoratori dovessero arrivare proposte concrete, io me ne farei naturalmente portavoce presso la commissione lavoro. È chiaro che serve la mobilitazione di tutta la rappresentanza parlamentare, non soltanto della mia parte. E sono convinto che i colleghi, al di là dei partiti, i colleghi deputati vorranno condividere la bontà e la necessità di questa battaglia. Me lo auguro, dipenderà dai lavoratori in agitazione, dai lavoratori che protestano ormai da diversi giorni, poter creare le condizioni per un momento di confronto e di analisi senza infingimenti, senza ipocrisie, ma con grande senso della realtà e della concretezza.